Allora, ciao ragazzi, Lambenedetto, sono qui. Oggi c'è la presentazione della mostra di Che Guevara qui a Milano e oggi c'è la conferenza stampa, sono tutti giornalisti. Sono riuscito a trovare un pass per entrare, dovevo parlare anche con una persona. La mostra inizia domani e mi pare che è fino aprile. Ve la faccio vedere, so che c'è anche qui il figlio di Che Guevara, Camillo Che Guevara. Ve la faccio vedere. Poi la mostra prosegue anche qui al piano di sopra. E comunque è qui fino al 1° aprile 2018. Questa qui è forse la foto che aveva fatto Alberto Corda, penso che sia forse una delle foto più famose al mondo. No, l'importante è che ora del grande también siga jugando o non jugando. Adesso ho la barba vera, quando ero piccolo me la disegnavo e per noi era un mito. Succede qualcosa in questa parete. Dall'immaginario. Grazie. Questo progetto ovviamente nosotros lo aportamos y por supuesto también somos un consultante importante porque somos, digamos, especialistas. Sobre todo algunos de los compañeros que componen el centro y que han trabajado en esta exposición, sobre todo la compañera María del Carmen y Danina, que son dos personas insustituibles y que son necesarísimas en este proyecto. Ovviamente nella realizzazione del progetto il lavoro del centro studi è stato fondamentale, è stato un lavoro a quattro mani, quindi tra Simmetrico e il centro studi, in particolare grazie al lavoro di due persone che sono Maria del Carmen Ariette, che è presente in sala credo, e Daina Rodriguez che è un'archivista e che hanno lavorato moltissimo per la raccolta dei materiali. Después también hay que agradecer y tener en cuenta el gran trabajo que hizo Alma y Simétrico, que es también dentro, está dentro de Alma, y nuestra querida amiga Magdalena, que ha hecho una labor encomiable. E ovviamente devo ringraziare Alma e Simmetrico, in particolare Maddalena Sciolla, che anche lei è in sala, che hanno svolto ovviamente un lavoro importantissimo per la realizzazione di questo progetto. Io penso che lo fondamentale è che ustedes puedan ver lo che se ha proposto in queste due sale. Hay una vita, se presenta la vita di un uomo que ha trascendido en el tiempo y que tiene mucho que enseñarnos quién soy yo como ser humano. Y pudiera ser además un halo esperanzador para el futuro. Este tipo de proyectos son muy importantes, me parece, para mantener la memoria fresca, viva. Y bueno, es una especie, un proyecto de divulgación. Nosotros así lo vemos. E lo presentiamo come tale. Credo che la cosa fondamentale sia appunto visitare la mostra in queste due sale, mostra che racconta di fatto la storia di un uomo, storia che ha superato i confini del tempo, è arrivata appunto fino a noi, è una storia che può rappresentare una speranza per il futuro ed è questo lo spirito con il quale abbiamo costruito anche tutto il racconto. Entonces, bueno, vamos a...
pienso que hay que invitarlos a ver de él. Quello che stava parlando prima era Camillo Che Guevara, che era il figlio di Ernesto Che Guevara. La mostra è qui fino ad aprile 2018 e a Milano, e alla Fabbrica del Vapore. Ciao ragazzi.